questa nota pubblicata ieri dall'Associazione Rete Atria, dichiarate di non volere Sergio Mattarella come presidente. Quali sono le ragioni? Perché le ragioni stanno nella storia delle persone, non si può arrivare nel 2015 e dimenticarsi che Sergio Mattarella andò a testimoniare al processo Pulicchia, sebbene Pulicchia sia stato assolto, ma c'è una richiesta fatta da tempo per l'autorizzazione a procedere all'arresto, dove è strapieno di note e di comportamenti politici. Non vogliamo entrare nel merito, noi non desideriamo entrare nel merito del fatto che sia stato assolto, ma noi siamo un'associazione antimafia e, come diceva Pasolini, noi non saremmo intellettuali, ma siamo un'associazione antimafia e non ci interessa il giudizio esclusivamente sulla base di una sentenza. Noi riteniamo che essere andati a testimoniare in quel processo, dicendo, addirittura parlando di integrità morale, ad un politico che secondo noi si porta dietro la responsabilità gravissima, per noi è grave. Si può raccontare brevemente chi fosse Vincenzo Culicchi e di cosa Rita Atria lo accusava? Ma Rita Atria lo accusava di tante cose, lo accusava di essere il referente di un omicidio, eccetera. Non voglio entrare in merito. Adesso, a noi, indipendentemente da quello che Rita diceva, abbiamo letto quello che c'è scritto in quella richiesta dell'autorizzazione, abbiamo letto le frequentazioni, abbiamo letto con chi parlava, abbiamo letto con chi intratteneva rapporti. Se tutto questo poi non confluisce in una sentenza, a noi ci interessa poco. Noi dobbiamo avere dei giudizi morali, etici, la famosa questione morale. La faccenda di Sergio Mattarella non è solamente legata alla storia della lotta alla mafia, è legata alle sue dichiarazioni quando era ministro. Non ci può rappresentare questa persona, non ci Perché può poi rappresentare. ascoltando la deposizione di Sergio Mattarella nel processo Culicchia nel febbraio del 96, è come se si ponesse proprio a garante della moralità dell'imputato, ribadendo Assolutamente, l'ho definito più. garante della moralità, perché quelli che garante della moralità, io vorrei capire che cos'è la moralità. Evidentemente non abbiamo lo stesso concetto di moralità, è questo paese che non ha lo stesso concetto di moralità. La questione morale di Berlinguer evidentemente non coincide con il concetto di moralità di quelli che allora erano la democrazia cristiana, che oggi la democrazia cristiana sia di nuovo al potere attraverso il suo referente, che si chiama Matteo Renzi o altre persone. A me non, cioè, a noi non ci interessa, ma la storia non può essere capovolta. La storia è storia. Per noi il fatto che Sergio Mattarella abbia sempre dichiarato, appunto, si sia messo a garante della moralità di Culicchia, beh, ci lascia veramente molto perplessi. Ma questo non ci stupisce perché in quel periodo, ma non solo, in quel periodo i poteri si continuano a difendere e ad autoleggersi, si eleggono l'uno con l'altro. Quindi l'Italia si Quindi riconferma un paese sostanzialmente smemorato. l'Italia si conferma un paese dove l'oblio è assolutamente una condizione per sopravvivere a se stessi, nel senso che praticamente la gente, se dovesse fare memoria, allora a quel punto dovrebbe anche scendere in piazza e dovrebbe anche dire no. E l'antimafia dovrebbe anche farsi quattro domande. Bisognerebbe finirla di dire che l'antimafia è solamente quando ricordiamo le persone morte. Quelle persone le ricordiamo se ricordiamo chi hanno denunciato, chi hanno colpito, quali sistemi. Viceversa, abbiamo fatto retorica.